benvenuti a questo nuovo appuntamento con la fotografia. Oggi vi ho portato in una strada di campagna molto interessante, tutta dritta. Guardate. Ecco, un gran bel gioco di linee. Queste due linee elettriche che fiancheggiano questa strada dritta che va verso questo monte magico che è il Monte Sorat. Quelli che seguono assiduamente i miei video ricorderanno che più volte l'ho incontrato durante le mie uscite, durante i miei video, perché è un monte un po' particolare, cioè cresce in mezzo ad una grande valle, una grande distesa, possiamo chiamarla la campagna romana, che divide appunto Roma dai Monti Cimini, i Monti Reatini dai Monti Sabatini, e per Monti Sabatini intendo i monti che costeggiano il lago di Bracciano. Beh, da ogni parte si arrivi, da ogni parte si vada, lo trovi sempre, lo incontri sempre, e quindi è bello parlarne, anche perché una sua conformazione si innalza da un livello molto basso, quindi saremo intorno ai 150 metri sul livello del mare, lui arriva a circa 700, quindi si mostra con una certa imponenza. Lo andremo a fotografare perché c'è un bel gioco di nuvole. Adesso ve le rifaccio vedere perché meritano veramente. Scendo dalla macchina. Ecco, innanzitutto guardate il cielo, che meraviglia. Siamo in piena ora d'oro, quelli sono i Monti Cimini, e giochiamo da quella parte con delle luci interessanti, perché vedete, la luce è radente, guardate lassù in lontananza, la luce è radente, illumina questi noccioleti davanti, e poi abbiamo questo cielo meraviglioso di qua. Ecco, vi ho abbandonato per un attimo e mi sto avvicinando in fretta al punto in cui dovrei fare l'inquadratura. Voglio solo per un attimo farvi vedere dove mi trovo, perché è un luogo fantastico, apparentemente insignificante, piatto, eppure è di una bellezza incredibile. Guardate quelle nuvole lì sopra e poi guardate giù in fondo. Ho fatto l'inquadratura, ho montato, come vi dicevo, il 16:55, siamo a f11, un trentesimo di secondo, 200 ISO. Vado subito a scattare perché se non ci sbrighiamo rischiamo di perdere quella poca luce che c'è. A dire la verità sono venuto un po' troppo tardi oggi perché pensavo di beneficiare di un po' più di tempo, in realtà il tempo se n'è andato in fretta. Ora sto sistemando il paraluce perché, montato male, mi entrava a tutta apertura, cioè a 16 mm mi entrava nell'inquadratura. Bene, faccio qualche scatto. Quello che mi interessa in questa foto è proprio quello che vi faccio vedere adesso. Fate attenzione. Ecco, quello che sto vedendo, ed è quasi una linea piatta di questa tenuta. Poi abbiamo il Monte Sorat davanti che si alza, e in lontananza ho, udite udite, i Monti Reatini, i Preappennini, poi dietro da qui si vede anche il Terminillo, ma c'è un po' di foschia vista l'ora e vista l'umidità che c'è in questi giorni, e poi di là invece siamo su Roma. Ecco, adesso faccio varie inquadrature con focali diverse proprio per avere poi l'opportunità, visto che andiamo di fretta, di guardarcele e di scegliere quella che ci piace di più. Oh, vi dico che la messa a fuoco è manuale proprio per avere un controllo massimo. Bellissimo, ragazzi, si sta accendendo il tramonto. Thank you.
io quasi quasi monterei anche l'816 per avere proprio tutta questa visione ampia, questo panorama immenso, ed è importante perché si vedono tutti i giochi delle nuvole e soprattutto i colori. Facciamo un giro insieme. Guardate da quella parte come si accende, ruoto, vedete le zone grigie, le nuvole grigie che si staccano, quelle rosate e bianche, e poi da quella parte. Guardate come cambiano i colori, guardate su in cima. E poi però voglio concludere a 360 gradi, perché da quella parte guardate come si accende. Quello che mi piacerebbe di questa inquadratura è appunto sì il gioco di nuvole che diventa sempre più importante, sale e in alto si estende, cioè proprio quasi una spruzzata. E in basso ci sono degli alberi, delle querce che potrebbero farci veramente gioco. Dai, provo sempre con la stessa apertura di obiettivo, siamo a 16 mm e poi faremo delle inquadrature un po' più chiuse. Ho fatto delle diverse considerazioni mentre ero qui a scattare, a guardare, e ho pensato che l'ideale sarebbe stato fare delle inquadrature con esposizioni diverse e fare quella inquadratura che sto facendo qui davanti, non so se la vedete dal mio display, in verticale, perché ti dà la possibilità poi di fare delle altre considerazioni in fase di post-produzione, perché come vi dicevo lì in post-produzione riesci a volte a vedere delle cose che non vedi in fase di ripresa. E infatti vi faccio vedere cosa è cambiato in questo momento. Quell'albero lì che prima ho posizionato nell'asse verticale della griglia dei terzi, tanto per cercare di dare un po' di ordine alla composizione, adesso me lo trovo lì in basso. E io vedo questo spettacolo qui sopra di nuvole. Forse quello che è sotto passa in secondo piano, ma passa in secondo piano solo apparentemente, perché alla fin fine, se noi andiamo a fotografare soltanto le nuvole, tutta questa importanza le nuvole la perdono. Quell'importanza è in funzione di ciò che è a terra, di ciò che è in basso. E non importa se noi vediamo o non vediamo quello che c'è a terra, se il monte lo avvertiamo come avvertiamo appena l'albero, però c'è. Adesso sposto un po' l'inquadratura, la faccio ruotare, e a questo punto ci siamo quasi persi il monte lì davanti, ma abbiamo acquistato più equilibrio perché abbiamo centrato il gioco lì davanti. Questo ovviamente ci dà un po' più di ordine all'inquadratura. Guardate cosa è successo in pochi istanti. Quella nuvola lì davanti che si è colorata, ma nel frattempo si è estesa. E allora, se noi mettessimo questa nuvola sulla sinistra e sulla destra quell'albero, beh, sicuramente abbiamo bilanciato l'inquadratura. Faccio qualche passo indietro solo perché vorrei inserire meglio quell'albero sulla destra. Vedete l'albero che l'ho posizionato qua, la nuvola grande, enorme da quella parte. Forse voi non ve ne accorgete perché sembra, visto che l'albero è proprio vicino, sarà 40 metri, qui subentra ancora una volta il gioco delle prospettive. Le dimensioni dei soggetti che messi in relazione possono ingannare quello che stiamo vedendo. In realtà, se io sposto l'inquadratura e la sposto da quella parte, guardate come diventa più importante la nuvola. Ma se io la zoomo, e non perché la zoomo,
solo perché escludo tutto il resto. E allora la nuvola, guardate con quelle piantine, quegli alberelli giù in fondo, che sono neanche tanto in lontananza, se quell'albero era a 50, queste sono a 70-100 metri, quindi non sono così lontane. Però noi vediamo quello che sta succedendo in relazione, dimensione qui e dimensione della nuvola. Improvvisamente quella nuvola è diventata imponente. Dai, mi faccio lo scatto, siamo sempre ad un trentesimo di secondo, il diaframma nel frattempo l'ho spostato e è a F10. Ragazzi, ho fatto l'inquadratura, guardate che spettacolo che abbiamo lì dietro. Ora però voglio farvi vedere solo per un attimo, rotiamo e come per magia il cielo si è quasi totalmente pulito. Rimane qualcosa dello spettacolo che abbiamo visto giù in fondo, ma sono spariti i colori. Perché? Perché siamo entrati nell'ora blu e stiamo quasi entrando nell'ora grigia. Cioè la zona dove, superata l'ora d'oro, superata l'ora blu, spariscono i colori e c'è un totale grigiore. Intanto c'è un aereo, eccolo lì sopra che sta volando. Proprio lì magari vedete qualche lucetta perché è piccolissimo. Con questo super grandangolare non lo vedete. Allora io mi faccio un altro scatto. Adesso c'è... cercando di prendere più possibile, o forse mi sposto da quella parte, anzi facciamolo insieme. Dai, prendo la fotocamera con il treppiedi e andiamo da quella parte cercando di mettere in primo piano quell'albero di cui vi parlavo prima e farlo staccare dal fondo, anche se non è così semplice perché in lontananza non abbiamo una linea retta e bassa all'orizzonte, ma abbiamo dei monti e comunque degli alberi che non ci fanno staccare così bene l'albero dal fondo. Noi adesso però ci proviamo e vediamo cosa succede, senza perdere così tanto tempo, perché la luce, cioè, sta cambiando velocemente. Ci siamo e vediamo di posizionare l'albero proprio sulla parte rosata del cielo. Ci siamo quasi, eh? Fatemi vedere. Sì, qui potrebbe andare. Perfetto. Adesso vi faccio vedere. Beh, non è male. Guardate cosa sto vedendo. E anzi, forse potremmo pure spostare l'albero fuori dalla nuvola. Centrare la nuvola tra quest'altro alberello qui in basso, vedete? Sembrerebbe quasi un uragano. Adesso mi faccio lo scatto, mi sbrigo e torno subito da voi. Allora, ho fatto l'inquadratura e ho fatto diversi scatti e devo dire che la situazione è molto interessante nonostante la luce sia cambiata e sia cambiato anche il colore, come vedete, perché abbiamo ormai quella bella nuvola tutta grigia che si staglia su questo cielo ormai morbido e noi ce la facciamo. Poi ce la guardiamo e decideremo
quale ci piace di più. Ragazzi, si conclude qui la giornata di oggi. È stata un'uscita molto interessante perché, seppur breve, abbiamo visto diverse cose, ci siamo guardati in un po' di tramonto, lì c'è uno spicchio proprio sottile di luna. Io vi ringrazio per avermi seguito. È stata una giornata molto breve, un appuntamento soltanto per fare alcune inquadrature, ma poi sapete com'è, quando ti trovi sul campo e allora cominci a scattare, vedi tante cose e non puoi fare a meno di fotografare, quindi ne abbiamo fatte diverse. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, fatemi sapere se i miei video vi aiutano, se sono utili, se vi piacciono, se avete commenti di qualsiasi natura sull'attrezzatura. Io sono qua a rispondere ai vostri commenti, soprattutto vi invito ad iscrivervi al canale perché, come vi dico sempre, più siamo e meglio è. Un forte abbraccio a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana qui con un nuovo video. Ciao!